Siamo qui oggi con Maddalena Bergamin a Roma, in Via dell'Appia Antica, e per iniziare questa intervista volevo proporti un gioco. Questo gioco consisterebbe nel chiederti una prima domanda per rompere il ghiaccio, ma ti chiederei anche di rispondere con tre affermazioni, di cui due vere e una falsa. E poi magari, non so, immagino ci ritorneremo durante l'intervista oppure no, e cercherò di indovinare se ci riesco quale siano quelle vere e quale sia quella falsa. La mia domanda è: che cos'è la poesia per te? La poesia è un modo di creare solidarietà tra le persone. La poesia è uno spazio di libertà all'interno di un linguaggio imposto. La poesia è un'ancora di salvezza dalle difficoltà della condizione umana. Grazie. Ci ritornerò poi durante l'intervista. E per continuare volevo partire citando alcuni tuoi versi che provo a leggere. Molte infelicità hanno la colpa di godere del lamento e trovano consolazione nel tormento. E con questi versi in mente, ero curiosa di chiederti per te, sempre rimanendo appunto, torno alla domanda che cosa può essere, che cos'è la poesia. Hai una visione di poesia non semplicemente come un lamento o qualcosa mirato a una funzione meramente consolatoria? Come ti relazioni a questa idea di poesia come consolazione? Allora, io credo che la poesia, sia molto più che consolazione, quindi, considerarla semplicemente come una, o in primo luogo come una consolazione, toglie, alla poesia stessa la sua potenza, anche perché, ci sono molti altri modi. Per fortuna di trovare consolazione ci sono i rapporti umani, l'amicizia, la natura, un sostegno che può essere psicologico, eccetera. Diciamo che la poesia, è troppo poco da un lato, perché se si cerca una consolazione a un dolore, a un trauma, la poesia di per sé non è una medicina. Né farmacologica né terapeutica nel senso analitico. Non è sufficiente. Può aiutare, può coadiuvare, ma non è sufficiente. Allo stesso tempo è molto di più di una consolazione nei suoi risultati, nel prodotto a cui dà luogo, che chiaramente deve configurarsi come qualcosa che ha delle qualità etiche, estetiche, e non soltanto sentimentali. Quindi anche, diciamo, forse non è semplicemente uno sfogo, un lamento di qualcosa, direi No, nessuno quello delle è il diario, appunto, sì, il diario il diario. per quello. E, questi versi sono da una poesia inclusa nella tua ultima raccolta poetica intitolata L'ultima volta in Italia, uscita con Interlinea nel 2017. E sempre nella stessa raccolta volevo citare altri tuoi versi che mi hanno colpito. E i versi sono, cito: le porte che ho aperte tutte erano di vetro, si vedeva già da fuori che cosa c'era dietro. E ritorneremo poi anche all'elemento del vetro, forse anche degli specchi, dello specchio, soprattutto del vetro più avanti nell'intervista. Ma per adesso volevo soltanto dire che mi ha colpito questo titolo della raccolta, L'ultima volta in Italia, per il modo in cui pone un soggetto che dall'esterno, da uno spazio al di fuori dei confini italiani, si muove e si sposta verso l'Italia. E questo viaggio è l'ultima volta, che può essere letto, almeno così ho pensato, in due direzioni leggermente diverse.
una con uno sguardo retrospettivo, o nel senso di, oppure un'altra direzione potrebbe essere in un senso di per un'ultima volta in Italia. E volevo chiederti che valore ha per te nella tua scrittura, nella tua pratica poetica, un tipo di postura del soggetto poetico che guarda alle cose, appunto come leggevo nei tuoi versi, già da fuori, dall'esterno, che guarda alle cose in modo, diciamo, una postura estraniata, se vogliamo usare questa parola, che entra in Italia, tra virgolette, da un altrove. Sì, è molto interessante quello che dici perché si mescolano giustamente gli aspetti dello spazio interno e esterno, ma anche con quello che hai detto sul titolo del tempo, cioè questa ultima volta, questo possibile per l'ultima volta è chiaramente qualcuno che guarda al passato che è diventato una cosa esterna, quindi c'è un mescolamento dello spazio con il tempo. Nel mio caso, credo che lo sguardo esterno, certo, ho utilizzato questa metafora del paese in cui sono nata, dell'Italia, e poi ho approfittato del fatto che vivo da 10 anni a Parigi per giocare con questi elementi, anche dal punto di vista retorico, ma in realtà l'uscire dal luogo e guardare quel luogo dall'esterno sostanzialmente è guardare se stessi dall'esterno. Per esempio, i versi che hai citato, le porte che ho aperte, tutte erano di vetro. Si vedeva già da fuori che cosa c'era dietro. È una sorta di rimprovero che faccio bonariamente a me stessa di non essermi accorta che già avrei potuto vedere chiaramente quello che c'era, perché era tutto trasparente, era tutto di vetro, c'erano, come capita spesso a quasi tutti, insomma, di avere davanti delle verità e non volerle vedere. E poi a precu rendersi conto che erano le cose più trasparenti che potessero esserci. Quindi questo dislocamento continuo esterno-interno è una presa in giro, un'accettazione, ecco, dei limiti del vedere della persona, ma anche del poeta stesso, no? E sempre rimanendo all'interno di questo punto, tu parli di spazio e giustamente anche di tempo, e la relazione tra questi, ero interessata a chiederti per te se ci focalizziamo sull'elemento del tempo, sulla temporalità, appunto, se parliamo di spazio interno-esterno, potremmo dire, se pensiamo a qualcosa di simile, da una prospettiva riguardo sul tempo, un tempo che, cioè, diverse temporalità. Per te nella tua poesia che tipo di temporalità cerchi di ricreare? A me personalmente interessa spesso questo senso di atemporalità che nella poesia lirica si riesce a creare, che include appunto, non è un tempo lineare, diciamo, anche del desiderio stesso. Per te cosa ti interessa? Se dovessi scegliere un'immagine geometrica, penserei a un cerchio o a una spirale che in 3D, diciamo, che diventa anche un cono, una spirale cono di cui non si conosce la fine, ecco. E questo cerchio, perché in qualche modo si continua sempre a ripetere. Si è parlato molto nella critica letteraria con ogni poeta ha le sue ossessioni, che si gira sempre intorno alle stesse immagini, e credo che questo sia inevitabile. Però chiaramente ogni giro porta qualcosa di più. Ho trovato molto interessante recentemente, in alcune interviste, Antonella Nedda ha parlato di quasi di abolizione del tempo in favore dello spazio.
Ci sto riflettendo, mi sembra un'idea interpretare la storia più secondo lo spazio che secondo il tempo. Mi sembra un'idea molto interessante. Poi, se non sbaglio, l'ultima volta che stavamo ascoltando insieme Sì. Antonella Anedda, mi aveva colpito, io l'avevo forse frainteso, io ho capito, stavamo leggendo un passo da geografie e mi sembrava che l'idea, poi stavamo parlando di Zanzotto, eccetera, eccetera, che l'idea era che nell'intersezione tra tempo e spazio, con, come dici tu, un'attenzione sullo spazio, arriviamo anche a toccare l'elemento appunto storia. E ti ritrovi in questa poi quindi incontro attraverso tempo e spazio nella storia, in che modo per te entra nella tua poesia questo tipo di intersezione? Ma sì, io credo che la geografia sia geografia delle città, delle periferie, geografia sociale, diciamo, sia un'ottima chiave per interpretare meglio la storia, a seconda di come i soggetti si posizionano all'interno di un agglomerato urbano, per esempio, una cosa di grande attualità rispetto all'integrazione, per esempio. Già in questi giorni che ho passato a Roma, rispetto a Parigi, c'è veramente un sentimento di enorme diversità per quanto riguarda l'integrazione delle persone straniere. Parigi c'è un melting pot con tutti i suoi difetti, eccetera, eccetera, però non ci sono luoghi che facciano intendere un'emarginazione, almeno nel centro città. Poi chiaramente ci sono le cité, le banlieue, ma credo che osservare come le persone occupano o costringono le altre persone a occupare lo spazio sia un elemento di cui va tenuto conto proprio nella storiografia, nella creazione della narrazione storica. E hai nominato le periferie e di questo volevo appunto anche chiederti qualcosa. Volevo chiederti che valore ha nella tua poesia una visione appunto periferica che si trova all'interno di uno spazio urbano. Leggiamo spesso questa espressione spazio urbano dove nella sua raccolta ci sono antenne, stazioni, tangenziali, asfalti, ma soprattutto emerge che ci troviamo all'interno di uno spazio sì cittadino, ma di periferia. O per citare due tuoi versi, e cito: al limite della città, nel niente si giocano le vite lasciate al loro tempo. E appunto ritorniamo anche al tempo. Volevo chiederti che ruolo ha un movimento di deterritorializzazione del soggetto poetico, o cosa vuol dire invece un ritorno al centro, alla città, quindi questi due movimenti in qualche modo opposti. Sì, beh, in questo sicuramente ha influito la mia biografia. Io sono di origine padovana, ma di provincia, i miei genitori sono originari della provincia padovana. Ho sempre vissuto in periferia, in una piccola città considerata comunque una città di provincia. In un'Italia che è considerata un paese di provincia in Europa, e quindi mi sono sempre sentita appartenere a questo tipo di mondo. Non mi sono mai sentita nata al centro del mondo. E quindi semplicemente ho cercato di indagare questo spazio. Che è uno spazio, credo, molto ricco perché può dar luogo a sguardi particolarmente non standardizzati, perché il centro è sempre qualcosa nel quale si giocano le mode, le abitudini, le periferie sono tutte un po' uguali, in effetti. Ma se le indaghi approfonditamente sono tutte diverse
tra loro, perché c'è anche una forte carica identitaria. Più vai in periferia e più l'orgoglio identitario cresce. E il che è può essere pericoloso, ma deve essere, a mio avviso, interrogato. Ci sono moltissimi artisti, scrittori che nascono da piccoli paesini di campagna. Ma e a livello di scrittura, di metrica, se parliamo di, appunto, di metrica, c'è un collegamento in cui tu ti puoi ritrovare in uno spazio più di periferia, non al centro? Appunto, hai detto il centro e anche le mode. E se facciamo un salto verso come ti relazioni rispetto alla, chiamiamola, tradizione poetica italiana o quello che può essere la moda del centro del momento, in che modo ti posizioni in una periferia a livello di scrittura o di metrica? Sì, diciamo che un conto è la tradizione, nella quale è stato detto più volte mi scrivo in modo abbastanza naturale, con una linea Leopardi Montale molto, molto chiara. Non so se me lo dicano per farmi un complimento per o per dire che sono banale. Su quello non, per ora sto ancora subendo l'influenza degli studi. L'altro rapporto è con la contemporaneità, col centro contemporaneo. E devo dire che mi sento abbastanza isolata, abbastanza volontariamente, felicemente isolata. Ho difficoltà a iscrivermi in qualsiasi gruppo, che sia il cosiddetto gruppo della poesia di ricerca, che sia il cosiddetto neolirismo. Ho difficoltà a rapportarmi con i miei coetanei o le generazioni immediatamente precedenti. Non riesco, e credo che sia una cosa, come dire, naturale, non riesco a indicare un maestro che ha 10 anni più di me. Non riesco neanche a concepirla questa. Credo che ci voglia, appunto, distanziamento, andare ancora più in periferia per vedere meglio, no? Così, quindi. E appunto è chiaro, hai già appunto sottolineato che in qualche modo tu scrivi da fuori, vivi a Parigi, e anche quello che dicevi tu mi ha fatto venire in mente questo pensiero. Tu scrivi anche in francese, poesia anche in francese, non soltanto in italiano. Volevo chiederti che rapporto instaura poi nel tuo ritorno di scrittura nella, chiamiamola, lingua madre, distante ma che rimane in qualche modo da fuori, e che cosa porta invece. C'è un processo diverso, c'è qualcosa di diverso che ti affascina nel momento in cui invece scrivi poesia in francese? Sì, allora, beh, posso dire qualcosa su questo. Non me la sono sentita di inviarvi ancora delle poesie in francese, perché non mi sento ancora padrona del linguaggio. Il fatto curioso è che la prima poesia che ho scritto in francese di getto l'ho scritta dopo una seduta di analisi in cui parlavo della mia infanzia, ed è tra l'altro la poesia che è nel libro. E questa poesia mi è uscita, io faccio l'analisi in francese, quindi è come scivolata fuori dalla seduta sul foglio. E mi ha stupito come una cosa talmente intima prendesse forma nell'altra lingua. E ho pensato che forse aveva proprio bisogno di esprimersi in lingua straniera. Magari perché forse era troppo doloroso o troppo patetico dire le stesse cose in italiano.
Per quanto riguarda l'influenza che poi ha la lingua straniera sul testo in italiano, sulla scrittura in italiano, c'è, inevitabile, quindi vedo che faccio sempre più dei francesismi, e me ne accorgo, non li correggo, li lascio così, così come ho fatto col dialetto, con una certa cadenza dialettale, la mia lingua madre è il dialetto, che vedevo emergere prepotentemente e non ho voluto correggerla. Quindi, ecco, sono fenomeni ai quali assisto e che lascio prodursi, assecondandoli più che contrastandoli. E abbiamo nominato Antonella Nedda, chiaramente mi torna in mente Antonella Nedda, visto che appunto da tempo la sua poesia si distingue tra questo, come dire, coabitazione di poesie in logudorese o in alcuni casi un pastiche di varie lingue, limbas, sarde e l'italiano. E lei spesso presenta nella pagina la poesia in italiano e la poesia accanto in limba. E in un suo saggio dice che in qualche modo ha scoperto, una volta che aveva iniziato a scrivere logudorese, che in qualche modo lei scriveva in italiano sempre in qualche modo traducendo da qualcos'altro, e che allora forse, ora sto parafrasando in modo spicciolo, la poesia è sempre traduzione. E traduzione che vuol dire anche fraintendimento, che vuol dire scavo, che vuol dire smembramento per poi ricucire, e diciamo, ecco, c'è un'interazione. Riguardo a questo pensiero, ti risuona qualcosa a livello di questo elemento della traduzione? Ha per te una risonanza nella tua poesia, nella tua pratica? Sì, condivido l'idea, in particolare anche per me, in effetti accade questo fenomeno inconscio di traduzione dal dialetto all'italiano. Io non ho mai scritto invece in dialetto, ci ho provato ma non ci riesco, o non, perlomeno non mi piace il risultato. Però sì, c'è una traduzione, soprattutto quando, dicevo prima che è la mia lingua materna, quindi considerate che io con mio fratello, che ha 8 anni più di me, con mia mamma, con i miei nipotini e i miei amici di famiglia parlo in dialetto, cioè sono costretto. E chiaramente quello è un bacino, dal punto di vista contenutistico, molto forte, e chiaramente quindi quello che scrivo è traduzione anche di dialoghi, di parole dette in dialetto. E recentemente sto cominciando a tradurre anch'io dall'inglese e dal francese, e devo dire che è un'attività che mi dà una sorta di adrenalina, di questa sfida già persa appunto con la lingua, perché non riuscirai a tradurre, non fai una fotocopia, però comunque essere soddisfatti del fatto di approssimarsi il più possibile a quello che qualcun altro ha detto, mettendoci anche quello che vuoi dire tu, perché in qualche modo ti inserisci, sì. Credo che sarà un'attività che porterò avanti. Hai nominato prima riguardo alla poesia in francese inclusa nel libro, che appunto era venuta dopo una seduta di psicanalisi in cui parlavi della tua infanzia, e l'infanzia è un elemento che io ho trovato chiaramente, soprattutto se penso alla seconda sezione del libro, con questa figura del bambino, e volevo chiederti una domanda a questo riguardo. Mi aveva colpito come appunto innanzitutto questa infanzia, e cito due tuoi versi, sembra penoso non poterla fermare. Questo viene dalla prima delle poesie che in qualche modo introduce la figura del bambino. E poi la poesia seguente, c'è questo bambino di cui, diciamo, ci colpisce, e cito di nuovo due tuoi versi, che c'è una attesa della parola che non viene. E infine poi la poesia, quella dopo, invece c'è questo ricordo che emerge del bambino che era nella Volkswagen,
quindi un ricordo chiaramente che proviene dall'infanzia, che questo ricordo adesso, e cito di nuovo, viene assorbita, questa immagine assorbita nel nero dell'inchiostro. E rimanendo quindi sul tema dell'infanzia, mi ha colpito come la figura del bambino diventi centrale all'interno di un processo, direi, di riconoscimento. E volevo chiederti in che modo si relaziona questo nella tua scrittura e a questa idea che appunto rimanga il nero dell'inchiostro in questo ricordo, ecco. Che ruolo ha? È un aspetto importante Sì, nella tua scrittura? l'aspetto dell'infanzia è fondamentale secondo me anche dal punto di vista stilistico, perché nel secondo libro la mia poesia è diventata anche una poesia che in alcuni punti può essere letta dai bambini. La rima è quello che ho provato a far leggere ai bambini e ridono, quindi. c'è un recupero, sì, c'è un recupero attraverso un recupero dei miei ricordi, del mio più dei ricordi, della mia dimensione infantile attraverso l'osservazione dell'infanzia altrui. Cioè, ho avuto la fortuna di avere dei nipotini e questa cosa ha cambiato, ha proprio dato una spinta alla scrittura fino, come dici tu giustamente, a diventare un tema centrale. Ma mi collego Sì. cambiando leggermente focus, rimanendo appunto su questo tentativo di recuperare, poi tu giustamente hai detto non necessariamente il ricordo, ma più una dimensione. Sì. Si parla sempre di memoria, in che modo il soggetto poetico si relaziona al topos della memoria. Mi aveva colpito una tua poesia in cui invece mi piacerebbe chiamarla una sorta di poetica della dimenticanza, della rimozione che invece avviene. E leggo brevemente questi versi. È in realtà la seconda strofa della poesia. Se quel giorno io sarò morto, tu non ricordarmi. Allontana gli affanni attaccati al primo convoglio che passa. Lascia che anch'io ti dimentichi, dimenticandomi. E volevo chiederti appunto, oltre a un tentativo di recupero di una dimensione passata, che ruolo invece ha un tentativo di rimozione, di dimenticarsi all'interno della tua Sì, scrittura? allora, hai preso una poesia particolarmente carica, che definirei quasi profetica. Mi succede spesso, come la questione delle porte che erano già di vetro, di ritrovare nel testo scritto anni prima cose di cui mi rendo conto anni dopo. Altre volte il testo preannuncia anche dei fatti reali che non siamo nell'ambito del miracolo religioso, mistico, ma di qualcosa che è sentito inconsciamente, ma che non è ancora arrivato alla coscienza. E in questo caso chiaro è la voce di mio padre che dice: se quel giorno io sarò morto, tu non ricordarmi, allontana gli affanni, attaccati al primo convoglio che passa. E mio padre all'epoca non era malato, e poi nel giro di 2 anni si è ammalato ed è morto. Non userei la parola rimozione, perché la parola rimozione è proprio, indica quello che resta sepolto nell'inconscio e che si tiene giù perché non venga mai alla coscienza. Qui invece, si parla di un dolore che va lasciato venire fuori perché sennò. Perché non comprometta
la vita futura, e poi però preso, accettato. È più una questione di accettazione, di convivere con la storia, con la propria storia, con i traumi della storia, attraversandoli, ma poi sapendoli anche tenere a distanza per prendere una nuova strada. E parlando appunto della propria storia, abbiamo fatto riferimento più volte ad alcuni tuoi elementi della tua biografia individuale. A livello di della tua poesia, che tipo di relazione cerchi di attivare tra la tua, chiamiamola biografia, la tua storia individuale, biografica, o più in generale, se vogliamo distanziarci un po' a livello biografico, da un'idea di micro storia a un'idea invece di macro storia, un senso di storia con la S maiuscola, ecco. Allora, io cerco nei limiti del possibile che la mia micro storia non si manifesti in modo plateale, diciamo, altrimenti rischiamo di cadere nella questione del lamento. Il trucco che cerco di mettere in atto è di parlare della storia di qualcun altro, che può essere aneddotica o appunto macro storia, nel senso fatti storici, ideologie, e creare, far sì che questo soggetto che io scelgo, che diventa protagonista, abbia un carattere quasi di ventriloquo che alla fine da questo soggetto esce anche la mia voce. Rimanendo su questo punto, nella tua raccolta, la tua seconda raccolta, troviamo appunto a volte queste note a piè di pagina che sembrano riportare in qualche modo in un linguaggio diverso, in una forma diversa, questa dimensione della, vogliamo chiamare, macro storia, sì, del dato di cronaca, ecco, a cui si sta facendo riferimento. Sto pensando in particolare alla poesia dove in realtà si incrociano non necessariamente la storia dell'io poetico, ma comunque sia una micro storia di una tragedia di un ragazzo, appunto, con un evento invece di una storia che appartiene, se vogliamo, all'istituzione religiosa. Sì. Che volevo chiederti, ecco, se ci puoi dire qualcosa di più su questa poesia che mi aveva molto colpito, e che tipo, se fa parte, ecco, di questo che stavi cercando, questo che hai appena detto riguardo, sì, a questa relazione. Beh, lì si tratta della poesia che dà il titolo al libro. L'ultima volta in Italia facevano santi i papi, quindi il riferimento è a questo processo di santificazione di Karol Wojtyła e Giovanni XXIII da parte di Papa Francesco. È una poesia anche sui mezzi di comunicazione, in particolare sui social network, sulla sul consenso, e questa parliamo di macro storia, quindi, no? Sul consenso senza alcuna critica, protesta, riflessione, che un fenomeno, una notizia crea attorno a sé, come quella di questa celebrazione, di per sé straordinaria, perché è successo solo un'altra volta che un papa rinunciasse alla... Adesso sto confondendo, ecco, se blocchiamo magari... perché c'è un altro elemento della istituzione religiosa che mi ha un po' ispirata e scossa, è il fatto della rinuncia di Benedetto XVI
E il fatto che nessuno, che tutti l'abbiano accettato così passivamente, il Papa non è più Papa, adesso abbiamo due papi, e vabbè. E anche qui questa santificazione senza prove particolarmente eclatanti e dopo morti molto recenti, l'ultima, quella del Papa polacco. Ed è per questo che insisto criticamente nel testo dicendo storia vera e documentata di miracoli alla luce del sole. È chiaramente sarcastico. E poi c'è il microcosmo, la microstoria di questo ragazzo che ha avuto questo incidente, proprio travolto dalla croce eretta in onore di uno dei due papi e abitante in via Giovanni XXIII, cioè l'altro papa santificato in quell'occasione. Insomma, tutto questo insieme di coincidenze mi ha fatto un po' ridere e ho cercato di creare un marchingegno comico, sostanzialmente, tragicomico, tragicomico, perché chiaramente la morte di questo giovane ragazzo, poco più che adolescente, di fronte a questo entusiasmo diciamo, da campionati del mondo per questa santificazione passa completamente in secondo piano. Volevo presentarti la mia prossima domanda partendo da alcuni tuoi versi. Provo a leggerli. Così, non alzando la voce per non essere scoperta, mi è riuscito finalmente di sembrare poetessa. E appunto, noi per questo progetto abbiamo chiaramente pensato alla parola poetessa, la parola poeta. E ci tenevamo a chiedere a tutte voi, te inclusa, cosa ne pensi riguardo non soltanto, ecco, anche della tua visione riguardo a questa scelta della parola, ma anche cosa ne pensi riguardo alla funzione o ai limiti di una definizione di scrittura o di poesia femminile in questo aggettivo. Io nella tua poesia sentivo chiaramente, come in tante altre delle tue poesie, un senso di ironia comunque, e però volevo, ecco, chiederti a te come entra questa cosa. Sì, allora potrei riallacciarmi a quello che dicevo prima sulla mia sostanziale tranquillità rispetto alla tradizione lirica italiana, e sulla mia difficoltà, di inserirmi nella contemporaneità, criticamente, insomma, di trovare un posto all'interno di gruppi o anche di idee. In realtà sì, c'è dell'ironia, ma questa ironia, perlomeno nel mio intento di usare, mi è riuscito finalmente di sembrare una poetessa, può essere mal interpretata, perché può sembrare che l'ironia io la faccia verso quelli che usano la parola poetessa. In realtà io la faccio verso quelle che non usano la parola poetessa. Ho sempre trovato forzato e un po'. Insomma, mi fa pensare un po' a un'invidia freudianamente intesa, quella di rifiutare la desinenza femminile. E chiamarsi una poeta o delle poete. Mi sembra molto più forzato questo, cioè perlomeno a me suona male, che usare la parola poetessa, che a me dà rimandi molto interessanti dal punto di vista mistico, per esempio, sacerdotessa. Profetessa, tra
Tra l'altro, questa diatriba è in contrasto con la diatriba non poetica ma linguistica sul fatto che certe professioni non abbiano il femminile. Quindi mi sembra un po' che si voglia tutto e il contrario di tutto. E a me non dispiace per niente inserirmi in una linea femminile, sapendo che ci sono dei preconcetti, dei pregiudizi, delle banalità che vengono dette, ma in ogni caso vengono dette anche dall'altra parte. Quindi non... Io credo che ci siano delle peculiarità innegabili nella scrittura delle donne, la chiamerei semplicemente così, nella scrittura delle donne rispetto alla scrittura degli uomini. È una questione proprio di struttura psichica, nel senso che l'individuo che si riconosce nell'identità maschile, qui ovviamente indipendentemente dalla biologia, ha un rapporto al simbolico e al linguaggio che è condizionato dall'egemonia, diciamo, del fallo. Parlo sempre in termini un po' lacaniani, mi dispiace. E quindi c'è, per esempio, un elemento di razionalizzazione più forte, di autocontrollo più forte, di una certa vanità anche, una certa vanità. E tutto quello che un po' caratterizza la parte maschile, insomma, le donne non si sono mai inventate una guerra da sole. Quindi questo si vede anche nel testo, un testo affermativo, un testo in genere, sto generalizzando molto. I testi, la poesia in particolare femminile, con qualche eccezione, perché chiaramente ci può essere qualche poetessa che scrive al maschile. In genere ci sono molti casi di debordamento del limite, di misticismo, di rovesciamento della lingua nelle sue regole principali. Questo si può trovare, per esempio, anche in certi uomini. Penso ad un Artaud o anche un Sanguinetti. Tuttavia, statisticamente credo che siano elementi che si trovano molto più nella poesia femminile che in quella maschile, e penso alle confessional poets americane, alla Rosselli stessa. La pupilla nera dei bambini è uno spillo lancinante, lui che brama una sorpresa, lei che freme nell'attesa della parola che non viene. Lo sai che cadono le foglie, che c'è l'aurora boreale? Vuoi che facciamo facce strane, il cioccolato dentro il pane? Così si arrampica il buffone, le dita lunghe fino a domani, sempre più lunghe delle mani. Torneremo a novembre, sarà sempre grigio bagnato di pioggia, o forse di acqua che sgorga da sotto e impregna di luce l'asfalto. Se quel giorno io sarò morto, tu non ricordarmi, allontana gli affanni, attaccati al primo convoglio che passa. Lascia che anch'io ti dimentichi, dimenticandomi. Di un certo Natale ricordo il pomeriggio nel parcheggio del centro commerciale, un'ora di promessa nella fretta con la scusa di comprare.
Se tutto va bene, poi si sta male. Dopo le strette di mano, le pacche, le forti emozioni, si aprono valli di vuoto, strapiombi, desolazioni. Se ti alzi voglia il cielo dal letto, sei costretto a respirare l'aria mattutina, a sopportare la brezza, il caffè, la moina del buongiorno dei pimpanti. Avanti, sempre avanti, contro il risucchio tenebroso della notte. Darsi regole, fissare appuntamenti per restare sull'elenco dei presenti. Era quando si prendeva per gioia un abbaglio, che eravamo felici per sbaglio. Una pausa passata volando tra l'ingresso atroce nel mondo e l'avvento del male gratuito. Adesso costruisco l'imprevisto con fatica e precisione di orologio. Per altro tempo, l'altra faccia della gioia. Per più dolore servirà più memoria. È stanco il bambino che piange. Piange di stanchezza e sfinimento. Perché è stanco, piange. E si confondono causa e conseguenza. Sarà stanco di piangere un giorno, sfinito dalla fatica del pianto. Un sospiro, un sussulto, finalmente un adulto.